dalle 10 alle 12. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Eccoci tornati in studio, Radio Yes, la radio della città di Roma. E l'ho annunciato, abbiamo un graditissimo ospite ed è un grande onore averlo, oltre che appunto essere persona affabile e gradevole. Abbiamo con noi un maestro di giornalismo, ma anche ormai uno storico affermato. E Giampaolo Panza, ospite di Radio Yes, buongiorno e grazie. Beh, buongiorno a voi, non esagerate con i complimenti. No, però sono non tutti... sono un maestro, non no, sono no. Uno storico. Come no? Sono un giornalista senior, come dicono quelli che fingono di parlare inglese. Comunque grazie. No, tutti meritati e sentiti, almeno da me, veramente sinceramente. Allora, noi nel nostro paese abbiamo vissuto per anni con la certezza che i partigiani non fossero uguali ai fascisti. E quella certezza oggi non esiste più. E questo lo dobbiamo onestamente a lei e alla sua rigorosa operazione verità iniziata con il sangue dei vinti ormai nel 2003, se non mi sbaglio. Ecco, sì, esattamente. Oggi presentiamo La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti, l'ultima fatica editoriale di Giampaolo Panza, edita da Rizzoli. Ecco, si raccontano gli anni 43-45, dove si fronteggiano con lo stesso metodo, con le stesse brutali modalità, i fascisti e i partigiani, mettendoli sullo stesso piano, perché il tema di questo libro mi sembra individuato in una battaglia contro la guerra. È così? Ma è così, tant'è vero che l'arco temporale della guerra sporca inizia nel 40, perché tutto comincia sempre con una grande guerra, così come il fascismo era arrivato per gli errori terribili dei socialisti degli anni 19-20, ma è soprattutto perché l'Italia era cambiata dopo la prima guerra mondiale. E così succede all'Italia, che dopo le guerre che Mussolini, sbagliando, è lì è cominciata la sua fine, il suo declino, mandando migliaia di ragazzi italiani in divisa a combattere in Francia, in Russia, in Grecia, in Jugoslavia, dappertutto. E la guerra civile è quella. La guerra civile, come ha detto un grande scrittore francese, è come una malattia mentale, si finisce col combattere contro se stessi, ma soprattutto sprigiona tutti gli istinti più bestiali. Allora, questo è un libro che è partito molto forte, anche perché racconta le vite di un soggetto collettivo che di solito nei libri di storia non viene mai contemplato, cioè gli italiani come lei, come me, come voi gli ascoltatori della vostra radio, aspettavano soltanto che questo mattatoio iniziato nel 40 e diventato drammatico in casa nostra a partire dal settembre del 43 finisse, e nel frattempo erano quelli che pativano più di tutti, perché hanno patito prima per cominciare con i bombardamenti degli anglo-americani, che conti fatti da storici che si sono dedicati a questo tema dicono che dai primi bombardamenti iniziati nel 1940 sulle grandi città del nord, Genova per prima, e poi Milano e Torino, e finiti poi in realtà con la fine della guerra, quindi nell'aprile del 45, hanno fatto 100.000 morti, compresi tantissimi bambini, compresi tanti anziani, compresi tantissime donne, ma a questo si è accompagnato poi la ferocia che distingue sempre tutte le guerre interne, tutte le malattie mentali in cui si combatte contro se stessi. Ed è un libro che racconta in un modo anche diverso dal mio solito, c'ha un andamento, come dire, narrativo, ho osservato un recensore, e racconta quello che è accaduto anche nelle case degli italiani. La fame prima di tutto, le angherie del mercato nero. A Roma i borsari neri lucravano persino sui gettoni del telefono, ricordiamocelo. E per quello che accadeva quando una città veniva bombardata,
per le rappresaglie che i partigiani provocavano e subito dopo scappavano, perché il tema sparo e scappo è un tema drammatico che riguarda quella che noi abbiamo chiamato la resistenza e che più, in modo più proprio chiamiamo la guerra civile. Per cui c'era una specie di gara a chi era più feroce, e a farsi le spese erano soprattutto, devo dire, le donne e i bambini. E i bambini, perché le donne rimaste sole, perché con i tanti mariti che erano scomparsi nelle guerre in giro per il mondo o erano prigionieri. Ci sono degli italiani che, presi prigionieri in Africa settentrionale nel 40-41, sono finiti addirittura nei campi di concentramento inglesi in Kenya o persino sotto l'Himalaya, sono tornati a casa dopo 7, 8, 9 anni. La stessa cosa è accaduto agli italiani, prigionieri degli americani, e trasportati poi nei campi negli Stati Uniti, quindi in un altro continente. E, siccome queste cose non vengono mai ricordate nei libri di storia, perché tutto si riassume nel conflitto tra rossi e neri, certo, questo è stato un conflitto brutale, con gli stupri, con le torture dei prigionieri, con la caccia alle donne giovani, ma hanno fatto carne da macello, la guerra è stato un mattatoio. Ecco, la mia generazione, per esempio, è cresciuta con la certezza, lo dicevamo in premessa, che i partigiani erano buoni e combattevano una guerra giusta e i fascisti erano i nemici da abbattere. Non è così, perché nelle guerre civili non esistono i guerrieri in guanti bianchi, buoni, cavallereschi, generosi, e quelli che si combattono, che trovano sulla loro strada tutti brutti, sporchi e cattivi. Tutti quanti sono brutti, sporchi e cattivi. Infatti io con questo libro ho voluto, nel mio piccolo, che poi conto per uno, sfatare questa leggenda, in cui da ragazzo sono vissuto anch'io. Però siccome avevo alla fine della guerra 10 anni e stavo in una città del nord, quella che poi fa da scena, da sfondo di questo libro, anche se non è mai nominata, che è poi Casale Monferrato, e ho visto con le mie, ho visto soprattutto, ho sentito raccontare da mio padre, da mia madre, da mia nonna, dai miei zii, dalle mie zie, storie pazzesche, che uno dei grandi vantaggi di diventare anziani, per non dire la parola proibita vecchi, come succede a me, è che queste memorie dell'infanzia ritornano a galla accompagnate anche dai volti carissimi dei genitori, dei nonni che sono spariti, che sono scomparsi da tanti anni, ma ritornano a galla perché il passato ritorna sempre. Ecco, questo è il libro e il romanzo del mio passato, del mio passato da bambino della guerra,